Sono state la Fondazione Ivan Bruschi e la 1R a presentare la mostra I gioielli di Bino Bini, Arezzo e la 1R nel centenario della nascita a cura di Giuliano Centrodi. Un'esposizione che celebra il genio del grande orafo scultore fiorentino Bino Bini, ideata da 1R nell'anno in cui ricorrono i 90 anni dalla nascita della storica azienda aretina ed in collaborazione con la Fondazione Ivan Bruschi, amministrata dalla nuova Banca Etruria. Nel pomeriggio si è tenuto il vernissage di presentazione dell'esposizione presso la Galleria Ivan Bruschi di Piazza San Francesco ad Arezzo. Sì, c'è un pezzo della straordinaria storia della 1R, quindi un pezzo della straordinaria storia aretina. Dalla 1R naturalmente è nato un intero distretto orafo, è un'azienda che ha dato molto al territorio e continua a dare molto al territorio in effetti. È un pezzo di cultura, è un pezzo di Arezzo e comunque c'è anche un connubio con la banca, no? E quindi con la fondazione, che sono due aziende che, ultracentenaria la banca, 90 anni noi, che hanno dato molto a questo territorio. Questo secondo me è la cosa più la cultura d'impresa che continua a dare al territorio aretino. Questo secondo me è l'effetto più importante, al di là della grande arte che esprimono queste medaglie di Bino Bini. Beh, noi ce l'abbiamo fatta rimanendo ancorati al territorio. Questo forse è un tema che per Banca Etruria è un po' più difficile. E obiettivamente con grande coraggio il nostro imprenditore è riuscito a riportare la La nave mostra in racconta porti uno spaccato di sicuri. vita di Non è una stato delle facile, aziende non sarà storiche del facile. territorio con Noi manufatti di speriamo alta che ora e sia così fioreria anche, con la progettati banca, anche dall'orafo, se scultore, obiettivamente medagliista e l'aggregazione sarà incisore di zecca con Bino Bini. respiri forse più ampi. Conoscenza mediatico-politica che poteva uccidere veramente una storia. Invece siamo qui a fare queste cose, queste belle cose che vediamo adesso, e siamo qui a guardare il futuro con diciamo ottimismo per noi, per il territorio e per tutto quello che rappresenta questa zona di eccellenza.